Oh Peppi, ma siamo sicuri che sono pugliesi, Doc? La Puglia torna in prima serata su Rai 1. La telecamera ha catturato le bellezze di Bari, Monopoli, pezzi di Greco, Conversano e Mola di Bari, grazie alla fortunata serie televisiva Lolita Lo Bosco 2. Luisa Ranieri racconta di una donna del sud, mediterranea, vivace e in carriera, a capo di una squadra di soli uomini del commissariato di Bari. La bellezza e l'intelligenza emotiva permettono non solo di affermarsi, ma anche di combattere i pregiudizi che ancora esistono quando si parla di donne al comando. Noi abbiamo lavorato su, diciamo, sui temi importanti di Lolita Lo Bosco, che sono una donna moderna, anzi direi contemporanea, reale. Questo è un personaggio che ha diverse sfaccettature, una donna sicuramente, diciamo, moderna per il nostro panorama, è una donna che racconta delle fragilità, è una donna imperfetta. La regia è affidata a Luca Miniero ed è liberamente tratta dai romanzi della scrittrice Gabriella Genisi. Sicuramente la conclusione di una bellissima esperienza, che è quella legata alla scrittura, però naturalmente per un autore ritrovare il proprio personaggio in carne ed ossa è una sorta di completamento. La serie vede come protagonisti, oltre l'attrice napoletana, anche Filippo Scichitano, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Maurizio Donadoni e con Mario Sgueglia e le pugliesi Bianca Nappi e Lunetta Savino, che raccontano la loro terra tra emozioni, sapori e riscoperta di luoghi inaspettati. C'è una scena che si vedrà non so in quale puntata, dove io mangio con gusto i ricci. Non vedevo l'ora di fare questa scena. Prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti per Vivi Film TV e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, vede anche il contributo di Apulia Film Found e di Apulia Film Commission. Il Miniero ha trovato un modo di raccontare la città, e non solo Bari, anche gli altri luoghi dove abbiamo girato, con una grande vivacità, un'energia. E, insomma, che fanno bene alla Puglia, e la Puglia ha fatto bene alla serie. Se lo dice lei, professore. Ciao Michele.